ed internet. Ben ritrovati di cuore anche oggi con Voce alla Gente, che spesso si trasforma e diventa Voce alla Medicina, anche se mi manca l'ospite per il momento. Mi metto a ridere perché sto cercando di essere un po' filosofo, un po' per i suggerimenti della Patrizia, un po' perché oggi sono stato una mezz'oretta con un caro amico, Martino Luongo, perle di saggezza le sue. E allora è meglio prendere la vita in una certa maniera e non come fa Enzo Spatalino, che si arrabbia spesso. A volte mi chiedo chi me lo fa fare, ma non importa, forse sarà la passione per questo meraviglioso lavoro. Ecco, forse penso che sia questo il principale motivo. Oggi è giovedì 28 marzo 2019, si festeggia, se non sbaglio, San Sisto. Auguri alle persone interessate che fossero all'ascolto. Vi ricordo che siamo sempre nel segno zodiacale dell'Ariete per i nati dal 21 di marzo al 20 di aprile. Ringrazio Daniele Arena in cabina di regia per la parte tecnica. Daniele, come al solito, i miei occhi cedono, anche per questo non sono venuto ieri. Ho forti problemi agli occhi, spero che la vista tenga. Allora, dovrebbe venire, uso il condizionale perché è persona troppo seria, il professor Umberto Cillo, direttore del centro trapianti di fegato di Padova, direttore della chirurgia epatobiliare. Vedete come sono bravo? Ho dato una lettura prima di partire alla scaletta, perché sapete che io non ho quella grossa, necessaria familiarità con termini medici, però dicevo che conosco da tanti anni il professor Umberto Cillo, un ragazzo d'oro. Lo conosco da quando era assistente del professor Davide D'Amico. Mi ricordo la prima trasmissione che feci col professor D'Amico. Eravamo ancora a Serenissima Televisione, Piazza Insurrezione nel grattacielo. Fu una serata particolare. Aprimmo tutte e due le porte. C'era anche l'editore Lucio Garbo. E fu una serata da incorniciare, con il professor Davide D'Amico e con il suo assistente, il professor Umberto Cillo, che ha fatto una bellissima carriera, adesso è il responsabile del centro trapianti di fegato. Vorrei parlare con lui di quell'eccezionale intervento di qualche mese fa. Mi hanno mandato anche un video già pronto per essere visto, però vorrei che fosse lui a parlarne. È inutile che io lo faccia vedere senza averne la benché minima competenza. Allora, Daniele, come ti dico sempre, facciamo di necessità virtù. Che dici? Non sento. Ha detto ok, Daniele. Allora, alleluia, alleluia. Sapete, oppure per quei pochi che non sapessero, dico per quei pochi perché i miei telespettatori sono informatissimi. È stata approvata la nuova legge sulla legittima difesa dopo anni di sofferenze. Ha visto la luce. Io l'avrei costruita, l'avrei fatta in altra maniera, però dai, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. È stato introdotto una parola bellissima, la difesa in casa propria all'interno di un'azienda, oreficeria, ditta, cantiere, è sempre
legittima, logicamente, se ci sono le caratteristiche della legge. Hanno cassato quella scellerata situazione di proporzionalità fra offesa ricevuta e reazione. Dai, salutiamo con gioia questa nuova legge. Vi rinvio alla mia opinione, per quei pochi che non sapessero, io oltre a condurre questa trasmissione che si chiama Voci alla Gente, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20, ogni tanto si trasforma e diventa Voce alla Medicina, come questa sera. E poi l'opinione che registro nell'arco della giornata e va in onda alle 20.30. È un'opinione, quella di stasera, ve lo dico subito, molto forte. Toni accesi, aspri. Ho usato anche il megafono, però forse sento dei passi. Non mi posso girare, ma mi sembra di intravedere la figura del professor Umberto Cillo. Io l'ho detto prima, persona eccezionale, per bene, non mi poteva tirare il pacco. Adesso ve lo presento, il tempo di microfonarlo è per me una gioia, perché come dicevo, 20 anni fa è stato ospite di una mia trasmissione che adesso ricorderemo insieme. Quando la regia è pronta, lo andiamo a vedere together, insieme. Quando vuoi, regia, non ancora, ancora qualche secondo, poi mi girerò. Eccolo qua. Posso Buonasera, salutare? come no? Ben trovato. Ben Scusate il trovato, professor ritardo, Cillo, che scusate il ritardo, piacere! scusate il ritardo. Quanti anni sono passati? Tanti anni, sì. Sempre lo stesso. Sì, Ma abbastanza. hai tempo per lei, professor Cillo, Meno non passa mai? capelli Qualche bianchi e meno capello. capello. Vabbè, per il resto è ok. Prima ricordavo quella famosa sera quando insieme al professor Davide D'Amico siete venuti in Piazza Insurrezione. Nel grattacielo. Assolutamente, mi ricordo benissimo. Mamma mia, che Quanti anni sera! fa? 20 anni? 20 anni fa circa, sì. Lei Due settimane fa, dai. Facciamo finta di ha niente. fatto tanta strada e io la ringrazio davvero di cuore per aver accettato il mio invito. Grazie a voi per l'invito. È un Allora, piacere. io direi subito, già l'ho presentato, direttore del centro di trapianti di fegato. Azienda ospedaliera Università di Padova, direttore di chirurgia epatobiliare. Insomma, ho detto giusto. Sì, Io perfetto. che faccio a pugni con questi termini. Allora, quell'intervento di cui ha parlato il mondo intero, ce lo può descrivere, professore? Poi dopo mandiamo in onda il video che ci ha mandato la sua segretaria Alessandra, che saluterò con calma dopo, insieme agli altri collaboratori. Ma l'intervento è stato un intervento per noi importante, però va subito detto che è un intervento sperimentale, quindi mettiamo subito le cose in chiaro, non lo bisogna vederlo come una possibilità di oggi per tutti i pazienti con metastasi di tumore del colon, ma come una possibilità del futuro su cui noi stiamo lavorando in maniera sperimentale. Quindi questo riguarderà pochissimi pazienti, pazienti super selezionati, in particolare pazienti che hanno ben risposto alla chemioterapia, che è comunque il cardine fondamentale della terapia di queste malattie, in particolare dei tumori metastatici del fegato e dal colon. E però noi stiamo cercando di preparare questa tecnica per il momento in cui la sperimentalità finirà e ci sarà bisogno, probabilmente anche per tanti pazienti in Italia, di avere un fegato nuovo se il fegato sarà inoperabile a causa delle metastasi del tumore del colon. Ma ecco, ripeto, questo riguarderà il futuro, non si pensi che oggi sia già a disposizione, perché non dobbiamo innescare delle illusioni che poi non vengono confermate. Certo però il fatto che Padova, l'Università di Padova, l'azienda ospedaliera di Padova sia, come dire, un po' all'avanguardia su questo, ci fa ben sperare che poi i pazienti italiani possano subito beneficiare, quando sarà il momento,
di questo tipo di terapia nuova. Allora, in due parole, l'intervento... Io vado avanti, professore, io l'ascolto in religioso silenzio. Ma l'intervento cosa prevede? Prevede la necessità di avere una risorsa in più di donazione. Oggi, sapete, la donazione nel trapianto di fegato viene dal donatore cadavere. Ecco, stanno partendo le immagini. E allora io commento direttamente questo. Ecco, diriga l'orchestra. Che cosa succede? Quando il fegato è così coinvolto da metastasi, vedete quelle macchiette diffuse un po' tutto il fegato rischia poi di non funzionare più. Il fegato è un organo indispensabile per la vita. E allora c'è bisogno di un trapianto, si pensa, è su questo che stiamo studiando. Asportando la parte sinistra, come vedete, del fegato ammalato, pieno di metastasi, si fa spazio dentro la cavità addominale, in modo tale che un donatore possa a sua volta cedere un piccolo frammento di fegato, circa il 20-25% del suo fegato, che è una proporzione molto piccola perché considerate che il fegato rigenera con grande velocità, in 4 settimane quel pezzetto rigenera completamente. Questo piccolo pezzetto noi l'abbiamo impiantato a fianco del fegato ammalato dove avevamo creato lo spazio. Evidentemente questo frammento così piccolo non è sufficiente a vivere, sapete che non ci sono macchine che supportino il fegato nella sua funzione. E allora abbiamo fatto in modo, con delle tecniche di rigenerazione, che in 15-17 giorni questo fegato rigenerasse in maniera così rapida, così importante, da essere sì sufficiente a sostenere la vita. E allora poi abbiamo potuto togliere la restante parte del fegato malato, che vedete, quella che voi vedete sulla vostra sinistra. E lo abbiamo fatto, questo sì, la prima volta al mondo. Questo intervento nella totalità non è il primo al mondo, è il sesto, mentre è la prima volta che si asporta la parte ammalata in mini-invasività, cioè con i buchetti. Questa è la mia equipe. Viva l'equipe! O meglio, una piccola parte dell'equipe, perché sì, poi ci sono altre 50 persone che non si vedono, ma insomma non ci potevano stare tutti in una fotografia. E insieme a loro abbiamo fatto, il lavoro di questa maratona chirurgica, per poi fare queste cose, avete visto in un filmatino di pochi secondi, in realtà ha durato 15 ore il primo intervento e 6-8 ore il secondo. Io pensavo che fosse più lungo, che durasse di più, no, perché l'ha visto soltanto il mio registro. Alessandra l'ha mandato sia al registro che a me, ma io ho appena aperto il computer, ho dei problemi con il computer, non l'ho ancora visto. Per fortuna ho detto, lo mandi anche a Daniele Arena, per fortuna, se no saremmo andati in panico, in crisi. Allora basta così? Beh, basta così. 15 ore di chirurgia sono tante. Questo. Come sta il paziente a proposito? Il paziente è a casa e lavora, è ripreso a lavorare. Lavora già? Sì. No, questo intervento è stato fatto a dicembre. Noi abbiamo aspettato a dar notizia che le cose a dicembre, poco prima di Natale. E abbiamo aspettato che le cose, per una questione di correttezza, che le cose andassero bene. Ed effettivamente siamo molto soddisfatti. Il fegato è cresciuto, lui ormai vive sul fegato donato dal cognato, con una piccola donazione che ha fatto rischiare molto poco, per non dire nulla, il suo cognato, e quindi questo aprirà la disponibilità a nuova fonte di donazione. Una volta, diciamo fino ad oggi, per donare da vivente bisognava prendere il 70% del fegato del donatore. Questo è un intervento cui pochi vogliono giustamente sottoporsi, poche famiglie, quindi non ha mai davvero rappresentato una fonte importante di donazione. Noi ci auguriamo che se questo intervento sperimentale, lo ripeto, lo ripeterò sempre, sperimentale, dovesse confermarsi in futuro, questa sarà un'apertura a nuova disponibilità di donazione, a basso rischio per il donatore. Chiedo scusa Daniele, non aprire ancora i centralini, vorrei saperne di più, è compatibile con qualche paziente particolare, ci possono essere fegati che non sono compatibili, com'è la faccenda? Le operazioni preliminari, dove si va a indagare perché l'operazione possa avere successo? Ci aggiorni un po', professore. Sì. Ecco, allora la selezione del paziente è veramente il punto chiave per far capire che non è un intervento per tutti i pazienti con tumore metastatico. Ecco, non per tutti. Non per tutti, purtroppo, perché magari noi potessimo trapiantare tutti quanti. Per chi sarà, se la sperimentazione confermerà i dati? Sarà per quei pazienti, diciamo fino ai 65 anni, meglio se ancora più giovani, in buone condizioni generali,
che hanno fatto una o più linee di chemioterapia hanno risposto bene in termini sia di numero che di dimensioni delle metastasi alla chemioterapia, senza che però la chemioterapia sia riuscita a eliminare il tumore, perché sennò non ci sarebbe bisogno del trapianto. Per cui pazienti in cui la malattia è in difficoltà a causa della chemioterapia, in cui i markers di malattia, quegli esami del sangue che dimostrano la replicazione del tumore, sono in forte riduzione, abbiamo dei livelli minimi, quei pazienti in cui non c'è malattia tumorale al di fuori del fegato, perché sarebbe assurdo cambiare il fegato e poi trovare che ci sono delle metastasi al polmone o il paziente ha delle metastasi ai linfonodi in altri organi. Quindi solo quando la malattia è localizzata al fegato. Quindi c'è una super selezione. E poi c'è un'ulteriore selezione in termini di profilo biologico molecolare. Sono degli esami particolari per dire a che famiglia appartiene il tumore. Alcune famiglie di questi tumori sono esclusi perché hanno un'aggressività molto alta. Come capite, i criteri di entrata in questa possibilità trapiantologica sono molto stretti. Però hanno dimostrato i norvegesi che quando questi criteri vengono rispettati, i risultati in termini di sopravvivenza anche a distanza di anni e a volte anche di molti anni sono molto importanti. E per un paziente che non era operabile, capite che questa è una possibilità per il futuro, ripeto, se la sperimentazione confermerà questi dati preliminari. Professor Cillo, vedo che lei sottolinea la sperimentazione. Sì. Sì, no, lei è guardingo, mette le mani avanti, sì, logicamente. Perché sono tanti i pazienti. Pensi che questa malattia... Quanto tempo deve passare perché non si possa più parlare di sperimentazione? Certo che c'è fretta. No, stavo dicendo che sono 50-60 mila i nuovi casi in Italia di malattia di tumore dal colon. Poi alcuni di questi, fino al 50%, può avere delle metastasi al fegato. Quindi si parla di 25 mila pazienti. Insomma, è uno stadio di nuovi casi all'anno. Se noi dovessimo dire che questa terapia è già disponibile, non sarebbe un'aspettativa per tutte queste persone giusto. E non è corretto. Andremo a illudere troppe persone. Io credo che in uno o due anni avremo i risultati di uno studio internazionale a cui partecipa anche Padova, che appunto è focalizzato sul trapianto per questi pazienti. Questo studio è uno studio definitivo, chiuderà la questione perché ci darà proprio il beneficio del trapianto in termini misurati con molta attenzione e quando fra uno o due anni avremo in mano questi dati, ebbè lì sarà finita la sperimentazione. Va bene, allora io direi di aprire i centralini. Che dici Daniele? Proviamo, anche se la materia è un po' delicata, perché lei sa, professor Cillo, finché si parla di calcio... Tutti siamo vogliono tutti intervenire. Calciofili. Finché si parla di politica, è vero. Tutti sono esperti, specialmente alla luce di quello che sta accadendo. Tutti indossano i panni del politologo, però tant'è, se volete approfittare di questa ghiotta occasione, abbiamo uno scienziato, un luminare. Sapete come io la penso sui medici? Se dipendesse da me, dedicherei loro più attenzione, perché la nostra vita spesso è affidata nelle mani esperte di questi medici. Noi siamo preparati, anche se non abbiamo scaletta, ve lo giuro su Dio. Io pensavo che il video fosse più di un'ora. Di un'ora no, ma una ventina di minuti. Il bello che ho detto a Daniele Arena, mio testimone. Daniele, quanto dura il video? Lui si stava preparando per il TG. Ha detto Enzo, non ho tempo di vedere, va bene, quindi mi ha preso in contropiede. Allora, per fortuna che sono arrivato, perché sennò solo col video non sarebbe stato sufficiente. Non avrei mai parlato di medicina, non mi sarei avventurato su quel percorso. Certo. Avevo già cominciato a dire la legge sulla legittima difesa, avevo messo le mani avanti per sfogarmi poi. C'è una telefonata, quando lei vede... l'icona, il simbolo del telefono, vuol dire che c'è qualcuno al telefono. Se permane c'è qualcuno dietro, se Daniele lo fa scomparire vuol dire che non c'è più nessuno. Buonasera. Buonasera professor Cillo, sono Natascia di Resana. Buonasera Natascia, ben trovata. Ciao Enzo, ciao. Niente, io ho chiamato appunto per portare testimonianza e ringraziare tantissimo il professor Cillo, che sicuramente non ci riferirà di te, ma
Sono la compagna di Angelo Micheletto, Ah, ho capito. trapiantato del 2017. Come E sta Natascia? quindi da parte mia un grandissimo applauso a tutta l'equipe, a partire da Angelica, da Enrica e Fabiola del trapianto multiviscerale, dottor Fantastico. Germani, D'Amico, Neri, Bassi, la dottoressa Sensen, Grisoli, tutti, tutti, non solo per la professionalità, ma per la grandissima umanità. Perché spesso la professionalità non va di pari passo con le informazioni, con la delicatezza, e invece l'equipe di Padova dà conforto, dà speranza, è vicina alle persone che hanno momenti di difficoltà non poco importanti, insomma, che vivono di attese, e riuscite anche in questo, insomma, in maniera eccellente. Bene. Grazie Natascia, non era una telefonata preparata, ecco, lo dico perché No, sembra, è un assolutamente, assolutamente, complimento, ma posso anzi, dire, guardi, è un siamo complimento là anche per il che mi prossimo. fa particolarmente piacere perché lei ha avuto modo anche di nominare gli aiuti, gli infermieri, il L'importanza del gruppo. personale infermieristico, il personale di coordinamento, Angelica ha citato per esempio quindi i nostri coordinatori, fanno un lavoro incredibile. Un po' dietro le Sì. quinte e sono fondamentali, quindi mi ha fatto molto piacere anche questa annotazione sull'umanità, perché io dico sempre, se c'è passione c'è anche umanità, quindi Bravo, è grazie determinante. della. Grazie Natascia. Grazie mille a lei, grazie, buona serata. Buonasera. Grazie, vediamo se c'è qualcuno perché c'è ancora il telefono. Buonasera. Buonasera, chi parla? Sono Bruna di Padova, buonasera. Buonasera Bruna, prego. Prego. Sono Bruna di Padova. Abbiamo capito, si allontani dalla televisione, Sì, si allontani e parli. guardi, faccio sparire tutto la C'è gente che voce. si guarda attraverso la Ecco. televisione. Allora, intanto complimenti a questo medico che secondo me sta facendo miracoli. Guardi, io sono entusiasta di ascoltarlo. Grazie. Allora, le volevo però chiedere si può dire, un parere, perché io qui, mio marito si è fatto una colonscopia pochi giorni fa. Il materiale in esame, beh, non so se volevo leggerle in poco tempo, come si dice, la diagnosi. Ma chi è il medico che la sta seguendo? Adenoma tubulare del grosso intestino con displasia di basso grado A, fibre vegetali B. La lesione identificata come A è risultata istologicamente compresa entro i Bene. margini della ex-relli, o non so se Mi sta leggo leggendo bene. qualcosa? Sì, l'esame È stomatologico. qualcosa di particolare? Perché dunque un altro esame simile l'ha fatto qualche anno fa e ogni volta hanno trovato dei polipi. Sì, e allora, due cose importanti. La Va bene, prima. allora No, Bruna può attaccare oppure ha bisogno di chiedere qualcosa? no, no, io penso di Può poterle rispondere attaccare. già adesso. Sì. Grazie, può Va attaccare. bene, Grazie. Ma allora, di fronte a queste cose, innanzitutto è importante, diciamolo sempre, riferirsi al Chiedo scusa, medico. professore, chiedo scusa per non fare aspettare tanto. Io vorrei che le risposte Le facciamo tutte alla siano fine. articolate ed esaustive. Allora, Sì. Bruna di Padova, aspetto una risposta. Sì, Prendiamo ok. Daniele, allora prendi questa telefonata e poi ti fermi, perché se chiamano 5-6 persone mettiamo in crisi il professor Cillo. Sentiamo questa persona, buonasera. Buonasera Enzo, Luigi da Padova, buonasera anche al professore. Buonasera Buonasera, Luigi. buonasera. Io ho avuto modo di conoscere il professore perché gli ha fatto una lavata di testa alla sorella di un paziente il quale si era presentato per un trapianto che poi è stato trapiantato ma in pratica è morto sotto i ferri e si era presentato con una massa di grasso molto, molto evidente. E il professore diceva, ero presente anch'io, ecco, non sapevamo dove mettere le mani. Una persona che deve effettuare un trapianto dovrebbe condurre una vita perlomeno Regolare. così, deve fare dieta, insomma, ecco. Invece questo qui era una persona di gioia sannitica, provincia di Caserta,
e gozzovigliava, andava per le sagre paesane e si è presa, sono andati a prenderlo con l'aereo, con la Lettiga, poi con l'aereo da Capodichino fino a Venezia e da Venezia a Padova, probabilmente in elicottero. E niente, allora ho fatto l'impossibile, tant'è vero che questa persona era entusiasta di essere operato, perché prima è stato operato di tumore e poi gli hanno trovato un fegato compatibile con quella persona, però insomma non ce l'ha fatta, però era contento di venire su. E ha detto ce la faremo, ce la farò, vedrai, ci rivedremo fra un paio di giorni. Invece è venuto a mancare. Lui era proprio entusiasta di venire qui a Padova e farsi operare da questa equipe di persone che lui li riteneva stupende per un insieme di fattori. Non aveva nessun timore di affrontare questa avventura che poi l'ha portato. Capita, lei diceva al professore che il 15% dei pazienti purtroppo non ce la fanno, però l'85% è un risultato notevolissimo e noi siamo fieri di avere una persona come il professor Cillo e un'equipe che lavorano fino a tarda sera. Magari lavorassimo tutti quanti come lavorano loro. Grazie. Un saluto professore. Grazie. Enzo, ti saluto, buona serata. Grazie per la partecipazione e per la testimonianza. Grazie a Luigi Zoin. Scusami Daniele, c'è ancora il... Ecco, perfetto, allora diamo le risposte. Sì, rapidamente a Bruna, dobbiamo dire che c'è sempre il medico di riferimento, che è o il medico di base o il medico che ha fatto l'endoscopia, che devono prendere la decisione dopo aver visto l'esame istologico del prelievo che è stato fatto durante l'esame. Quindi la prima cosa che deve fare è mostrare l'esame istologico che ha letto adesso in diretta, mostrarlo ai suoi medici, quindi al medico di medicina generale e al medico che ha eseguito l'endoscopia o al chirurgo che l'ha mandato a fare l'endoscopia. Più in generale, e ci sono i pazienti che fanno polipi, hanno una tendenza a fare questi polipi all'interno dell'intestino. La colonoscopia e le asportazioni, anche quando avvengono, quando c'è una displasia di medio grado, come l'ha appena letto lei, servono a eradicare questi polipi che guariscono in questo modo, con la semplice endoscopia. Quando però il polipo non viene tolto con l'endoscopia, perché l'endoscopia non viene fatta o i controlli sono più lunghi, questa displasia grave o media di cui parlava la signora, che ha letto la signora, può degenerare in neoplasia, da displasia prima, un po' come il pap test delle signore. E quando degenera in neoplasia diventa appunto un tumore del colon. Poi può andare avanti se la diagnosi diventa tardiva. Non è il caso del marito, mi pare che si riferisse al marito, ma certo oggi con lo screening, col sangue occulto nelle feci che si fa, ormai no, screening nella Regione Veneto si fa regolarmente, dai 50 anni in poi, si stanno evidenziando sempre più preconcemente questi tumori. C'è qualcuno che fa dai 50 anni in poi una colonoscopia di controllo e se dimostra di avere la tendenza di fare polipi, poi il suo medico gli darà dei follow up di fare delle colonoscopie di controllo in modo da prevenire piuttosto che curare il tumore al colon. E questo per quanto riguarda Bruna. Per quanto riguarda la testimonianza di Luigi, lo ringrazio molto di aver chiamato. Per questo, perché mi dà l'opportunità di dire, ma l'ha già ribadito lui perfettamente, che il 10-15% dei pazienti che fanno il trapianto di fegato ancora oggi non ce la fanno entro un anno dall'intervento stesso. Quindi è un intervento molto serio con un alto rischio di mortalità. Ma quello che sottolineava Luigi un po' tra le righe è che questi pazienti non hanno altre chance di cura nel futuro. E riuscire a tirarne fuori l'85% per noi e per tutta la comunità scientifica è un grande orgoglio, uno dei grandi risultati, diciamo, della medicina del Novecento. Il trapianto di fegato nasce nel 1963 da Starzl a Pittsburgh e allora la mortalità era il 100%, oggi è diventata il 10-15% ad un anno e queste sono le casistiche nazionali. E per noi è un grande orgoglio perché significa appunto
come ha sottolineato Luigi, portarne fuori il 15%. L'altro dato importante che ha citato Luigi è quello dell'obesità. L'obesità è un problema non solo per il trapianto di fegato, per tutti i problemi sanitari. Uno deve fare un intervento più banale, se ha un problema di obesità rischia di più di chi invece è fit, come si dice oggi. E poi il rischio cardiovascolare, il rischio cerebrovascolare, il rischio perfino sulla colonna vertebrale e il rischio di infarto, di ictus, sono molto aumentati nei pazienti che sono sovrappeso. Quindi ha ragione, nell'affrontare le difficoltà, avere il carico dell'obesità in più aumenta drasticamente il rischio, e il parente è stato proprio come dire, un paradigma, un esempio di questo aumento di rischio. Grazie. Daniele, ci fermiamo una manciata di secondi per i nostri suggerimenti commerciali, poi per favore, se rifai vedere quel breve filmato a beneficio di chi è tornato a casa o sta tornando a casa e non l'avesse ancora visto. Poi mi prepari la locandina per gli amici della Lega di San Giorgio delle Pertiche, velocemente, perché si riuniranno fra 40 minuti. Io avevo detto che l'avrei fatto vedere presto, ma non importa. L'importante è che facciamo vedere dove si vedono i nostri amici stasera, alle 19.30 a San Giorgio delle Pertiche. Grazie. Supermercati Ali e centri Aliper. Fino al 7 aprile, tanti prodotti freschi al costo. Frutta, verdura, formaggi, pasta fresca, pesce, carne, salumi. Tanta freschezza al prezzo di costo. Supermercati Ali e Aliper. Ogni giorno la genuinità, i sapori, la cortesia e la convenienza di sempre. Ali Aliper. Qualità al prezzo migliore. Riscopri il gusto di una carne sana e nutriente con i salumi equini di Giovanni Coppiello. Gli sfilacci, un piatto unico per ogni occasione, tante specialità genuine dal gusto intenso e raffinato. Giovanni Coppiello, primo produttore nazionale di sfilacci di cavallo, ti offre la massima qualità nel rispetto della tradizione. Salumi equini di Giovanni Coppiello. www.coppiello.it. Laudino Cacin, a San Giorgio delle Pertiche, Padova. Da 70 anni ha un'unica passione, la qualità per le sue scarpe. La ricerca del comfort e dell'eleganza del Made in Italy fanno della ditta Cacin un importante punto di riferimento per i designer di tutto il mondo. Dopo 70 anni la ditta Laudino Cacin continua a primeggiare per qualità, comfort ed eleganza. Tutte le collezioni si caratterizzano per una produzione esclusivamente di lusso, sia da donna che da uomo, e sono realizzate interamente in Italia, adottando sofisticate tecniche di lavorazione. Nello showroom del calzaturificio Laudino Cacin puoi trovare scarpe classiche e sportive per uomo e la linea donna. Calzaturificio Laudino Cacin, via Roma 2 a San Giorgio delle Pertiche, Padova. Telefono 049 57 47 930. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco. Più di 4.000 adozioni in 10 anni. Aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco. Via Borghetto 1 a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Perché gli animali hanno un cuore. Eccoci ancora insieme, purtroppo una brutta notizia, vedete, il fatto di avere una telefonata urgente, io ho detto almeno un'altra mezz'ora, lo stanno aspettando in sala operatoria a Padova. Ma così è il nostro mestiere, è questo, è forse anche il bello del nostro mestiere. Ho aspettato due mesi per avere il professor Cillo, perché è difficile, con date di qua di là. A proposito, ringrazio di cuore la dottoressa Luisella Pierobon e la dottoressa Eliana Camporese, certo, responsabili dell'ufficio. Eliana. Ufficio tutto, certo, è l'ufficio stampa, comunicazione, ufficio stampa, ufficio progetti, di tutto e di più. Grazie anche a Luisella Pierobon, certo, che il professor Cillo è stato qua. È bravissimo,
Riesce a gestire tutta l'azienda ospedaliera. Io poi purtroppo devo fare adesso di necessità virtù. Salutiamo tutti i collaboratori del professor Cirlo, che non ho il piacere di conoscere, però una l'ho sentita, anzi due o tre volte, l'ultima volta alle 16:10 oggi, Alessandra Lenzo, la responsabile dell'amministrazione, della segreteria, la mente strategica burocratica. No, sa tutti i miei impegni, io non so, la mattina non so cosa devo fare, mi consegna. Lei che dà il piano lavoro. Esatto. Va bene, allora regia, io direi di prendere solo un'altra telefonata perché doveva scappare, ho detto professore, mi fermo ancora, poi mi sono attimo, sbagliato, dai. Sono 27 anni, abbiamo fatto i conti, altro che 20 anni, era appena arrivato l'aiuto, quindi poi eravamo ancora a Serenissima in Piazza Insurrezione, sì, 27 anni fa, sì. Lei è uguale, no, io mi sono invecchiato, non è vero, qualche chilo in più eccetera, lei, ma perché i medici sono sempre magri? È perché corriamo dalla mattina alla sera, io faccio circa 10.000 magrissimo, passi. Magrissimo, Dio buono! Sì. Il tempo non passa per voi. Facciamo 5-10 km in giro per l'ospedale tutti i giorni, quindi... Io la ringrazio. Non facciamo sport, però lo facciamo in corsia. Professor Cirlo, grazie a voi. A nome dei pazienti, delle persone che lei ha curato, sta curando e curerà, grazie in futuro. Leggo qualche messaggio in attesa che Daniele, una sola telefonata, se c'è qualcuno che ha voglia di parlare col professor Cirlo lo deve fare adesso perché dopo io mi metterò a parlare della legittima difesa del reddito di cittadinanza, va bene, io non so mantenere neanche un ago in mano, ah no? No, per niente. Chi rammende i calzini? Chi rammende i calzini? Li butto via quando si rompono. Per fortuna in famiglia c'è un mio figlio Stefano, il secondo, che è bravissimo, e allora mi fa lui le punture. Leggiamo questo messaggio anche perché è di un caro amico. Ciao Enzo, stasera hai un grande ospite, eccellenza mondiale nella medicina. Si ricorderà sicuramente di Bruno e Imperia. Me lo saluti caramente da parte di tutta la famiglia Cesaro. Grazie, grazie davvero, un abbraccio affettuoso, certamente. Noi siamo stati anche qualche volta là con Davide D'Amico, ristorante Letizia, all'uscita delle Terme Euganee a sinistra, poi hanno cambiato e mi fa piacere che sono lì che stanno seguendo un altro. Magari ci troveremo e andremo a salutarli una sera di queste. Magari sarete miei ospiti perché loro hanno ceduto l'attività dopo tanti anni, perché prima si erano trasferiti in un altro locale. Una volta si usciva alle Terme Euganee, era a sinistra. È subito a sinistra. Storico quel locale, ci ho passato forse le serate più belle della mia vita. Parenti da Napoli, professori, colleghi, eccetera, e mi hanno sempre fatto fare una bella figura. Certo, sì. C'era il papà che mi metteva sempre vicino a lui, nelle grandi occasioni. Lui mi voleva al suo fianco, una persona umile, semplice, come quelle che piacciono a me. E poi è scomparsa qualche anno fa anche la Imperia, la moglie, la fedelissima Imperia, ridicolo Cesaro. Posso leggere questo messaggio? Sì, sì. Porti pazienza, prego, no, so no, che no, la stanno chiamando, sta squillando il telefono in continuazione, vedo. Ciao Enzo, buonasera al professor Cirlo, sono Maurizio. Voglio fare due domande. In caso di tumore al fegato, c'è modo di guarire se preso in tempo? Quali sono i sintomi? Attendo risposte. Sì. Grazie. Sì, è una domanda molto importante. Il tumore al fegato rappresenta oggi tra la terza e la quarta causa di morte per tumori in Italia. Quindi è una cosa frequente, purtroppo, ed importante. È fondamentale fare una diagnosi precoce e si fa una diagnosi precoce attraverso la sorveglianza dei pazienti che sono a rischio per questo tipo di tumore. In particolare... quei pazienti, per esempio, che hanno avuto l'epatite virale, epatite virale C, epatite virale B, o quei pazienti che purtroppo hanno un uso alcolico lievemente sopra la norma, e non parlo di pazienti che si ubriacano, ma pazienti che bevono diversi bicchieri di vino durante la giornata o superalcolici in più, come dire, della norma. E questi pazienti possono sviluppare una fibrosi ed una cirrosi e sono un gruppo a rischio per lo sviluppo del tumore del fegato e vanno tenuti sotto sorveglianza. Sorveglianza prevede l'ecografia ogni 6 mesi. Il medico di medicina generale può prescrivere e poi appena si vede un nodulino sul fegato bisogna andare in un centro specializzato come il nostro
e noi che siamo hub regionale vediamo tanti di questi pazienti. Hub vuol dire che siamo centro di riferimento regionale per questa patologia tumorale, perché se la diagnosi viene fatta precocemente, basta anche soltanto un giorno di ricovero in day hospital, si possono fare delle ablazioni o delle, anche se sono multipli tumori, delle ablazioni in laparoscopia, cioè con i buchetti, e in un giorno o due di ricovero il paziente risolve almeno momentaneamente il suo problema e poi viene sottoposto a un follow up continuo per vedere se c'è una recidiva. Se il tumore ha invece recidivato più e più volte, lì il trapianto di fegato è un'ottima opzione. Questo per quanto riguarda il tumore primitivo che si chiama epatocarcinoma. Poi ci sono tanti altri tumori del fegato. Il colangiocarcinoma, che interessa le vie biliari dentro il fegato, purtroppo è sempre più frequente, ne vediamo sempre di più. Forse i chimici dell'atmosfera ne determinano l'insorgenza e anche lì la diagnosi precoce è molto importante. Oggi sono usciti, se posso dilungarmi appena... Certo che sì, professore! Sono usciti, stanno per uscire dalla Giunta regionale Veneto i percorsi diagnostico-terapeutici per i tumori del fegato e delle vie biliari. Sono delle indicazioni, delle linee guida per tutta la regione che dicono come ci si deve comportare. E il punto fondamentale è che bisogna fare rete tra professionisti, tra chi vede magari sul territorio, gli ospedali di primo livello sul territorio, devono vedere e studiare i pazienti e poi nei casi particolari riferirli ai centri di altissima specializzazione, come per esempio il nostro, per le terapie complesse come quelle di cui vi parlavo, le ablazioni laparoscopiche, le resezioni, cioè le asportazioni dei tumori di grande complessità. Avete visto che noi facciamo studi sulla rigenerazione epatica, cioè come sfruttare la rigenerazione epatica in modo da togliere sempre più fegato ammalato, evitare il trapianto e poter semplicemente mantenere il proprio fegato ma asportandone i tumori. Ecco, sono sviluppi di tecnica che noi, e se posso fare una nota un po' d'orgoglio, abbiamo sviluppato. Noi è da diversi anni che siamo centro italiano a maggior volume per la terapia, tutte le terapie, non solo il trapianto, tutte le terapie, dalla biopsia fino all'asportazione chirurgica, siamo il centro a maggior volume per tumori del fegato in Italia. E questo ci fa piacere, si vede che siamo con orgoglio, abbiamo lavorato da tanto. Sottolineiamo. Sì, certo, certo. Accontentiamo quest'altra persona. Buonasera, signor Renzo, e all'illustro dottor Cillo. Ospite al quale chiede: esiste uno sciroppo, io leggo così come è scritto, lei sa che non me ne sì, intendo, sì, no, che sostituisce il vecchio Hepatos B12, la funzione di tale sciroppo qual era? Quell'operazione che ho visto sembra un innesto che fanno alle piante, c'è vero? Un innesto? Grazie e vi saluto. Fiorella, deve essere una nostra telespettatrice di Rovigo, sì. Grazie Fiorella. Fiorella, allora la verità è una sola: non ci sono farmaci provati oggi che davvero aiutino la funzione e la rigenerazione del fegato. Si pensavano a questi sciroppi una volta, ma adesso si è capito che la funzione del fegato è così complessa, è come un laboratorio portatile che ognuno di noi ha dentro la pancia e che fa tutto. Nel nostro organismo, dalla gestione della veglia, stare svegli, dalla funzione cerebrale, quella polmonare, quella renale, quella intestinale, quella delle ghiandole e degli organi sessuali, è tutto gestito dal fegato. Pensare che uno sciroppo o un farmaco possa aiutare un laboratorio di biochimica così complicato, con milioni e milioni di funzioni, è, come dire, oggi, e tant'è vero che forse l'unico, insieme al cervello, l'unico organo che non può essere sostituito è proprio il fegato. Se voi pensate che quando il cuore, per esempio, dopo il trapianto non riparte, si mette il paziente in macchina cuore-polmone e gli dà diversi giorni di possibilità di recupero. Lo stesso per il polmone, per il rene c'è la dialisi. Quando il fegato non funziona non c'è nulla e in poche ore purtroppo il paziente rischia di perdere la vita, proprio per la complessità. Quindi ecco, non ci sono farmaci che davvero aiutino il fegato, se non quei farmaci, per esempio antiepatite virale, avrete sentito sono usciti gli antivirali per l'epatite C, che curano l'epatite virale, perché curano il virus, non perché aiutano il fegato, tolgono la causa che ha determinato l'infiammazione del fegato. E quindi sono i farmaci antivirali per l'epatite B, l'epatite C, la dieta per il fegato steatosico, il movimento per il fegato steatosico e l'astinenza da alcol per
la cirrosi alcolica. Facciamo il programma e poi va via. Una telefonata e poi l'ultimo messaggio, ne avrò una ventina, ma dopo non li potrò leggere logicamente perché non sono competente per dire qualcosa. Velocemente, per favore, buonasera, che il professore deve lasciarci, l'hanno chiamato in ospedale. Buonasera dottor Spatalino. Buonasera. Sono Giuseppe di Albignaggio. Buonasera Giuseppe, prego. Il professor Cilo mi ha operato io il 16 dicembre 2010. Del 2010. Mi ha tolto una pallina nel fegato. Sono stato in cura fino a fine principio di quest'anno con il professor Farinati. Sì. Adesso mi ha detto di andare dal dottor D'Aduzio, sono già stato, per la nuova cura che mi deve mettere, però sono scarso di piastrine. Certo. Non so. Intanto dal 2010, adesso siamo al 2019, abbiamo fatto un bel lavoro, mi pare. Diagnosticato però cirrosi epatica. Sì, come dicevo prima, è la cirrosi che poi porta spesso, non sempre, ma in molti casi, all'evoluzione del tumore. Bisognerà vedere qual è il livello di piastrine, magari fare quant'è? Mi ha detto che questa cura deve superare i 60, ma sono sui 55, 45. Insomma, 55 siamo molto vicini. Quindi io credo... Il dottor D'Aduzio mi ha detto che devo arrivare almeno a 60. Ok. Adesso sta cercando di queste medicine nuove, darmi i pastigli per vedere se aumenta questa pressione, ma non va su più di tanto. Non è facile tirare sulle piastrine oggettivamente, che non ci sono anche lì farmaci che stimolano, perché sono tutte mangiate dalla sua milza che è molto ingrandita a causa del fegato cirrotico, quindi è ancora un cane che si morde la coda. Più c'è cirrosi, più la milza è grande, più piastrine mangia, le piastrine scendono e non si può fare la terapia per il nodulo sul fegato. Io penso che D'Aduzio penserà se nei prossime settimane non dovesse salire le piastrine, magari a mettere un pochettino di cortisone e vedere se questo aiuta un po' il midollo. Me l'ha già dato il cortisone. Ecco. Ok. Allora bisogna lasciare un po' di tempo perché questa terapia faccia effetto. Adesso mi ha dato una pastiglietta di prenderne un quarto al giorno per vedere se va su. Perfetto. Se deve prendere un quarto, se la pressione è normale. Certo. Frequenza cardiaca anche. Va bene. Io lascerei... Mi sta seguendo benissimo adesso anche il dottor D'Aduzio. Certo. E con di più il professor Farinati che mi ha seguito per 8 anni fino adesso. Sì, assolutamente. Ma devo andare a trovarlo ancora però il mese prossimo. Sì, approfitto per salutare i colleghi, gli amici dell'Istituto Oncologico Veneto. D'Aduzio è uno di loro, che sono quelli che tra l'altro hanno supportato noi per la selezione e la gestione del paziente di cui avete visto il filmato. Quindi... Ho visto che c'era anche nell'operazione che ha fatto là il dottor D'Aduzio e la sua equipe. Sì, non era proprio dentro la sala operatoria perché lui fa un altro lavoro, ma faceva parte dell'equipe. Va bene, Giuseppe, grazie, perdonami. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Aspetta, perché c'è ancora... C'è qualcuno? No, perché... Daniele, toglimi sempre il telefono se non c'è nessuno dopo. Leggo questo messaggio. Che brutto lavorare in queste condizioni contro il tempo. Allora, sono Gio sta per Giovanna, una nostra fedelissima... della Riviera del Brenta. A questi luminari medici, nostri angeli, senza di loro saremmo finiti anche prima del tempo naturale. Bisognerebbe riconoscere in denaro la loro missione, altro che pagare fiori di quattrini i signori del calcio. Buonasera e grazie. Ma approfitto per dire una cosa, posso? Il video però lo dobbiamo far vedere, dai. Sì. Daniele, appena finisce fai rivedere il video per chi non l'avesse visto, dai, porti pazienza. Mi perdoneranno i pazienti che stanno aspettando in ospedale il professor Cillo. No, preparalo. Per dire non una cosa che potrà sembrare scontata, però chi va gratificato finanziariamente di più, secondo me, con degli incentivi, sono gli infermieri, gli professionisti, quelli proprio dietro le quinte, perché per noi magari è più facile avere gratificazioni, ritorno da parte dei pazienti, eccetera. Ma c'è chi lavora notte e giorno, e quelle persone dovrebbero avere degli incentivi, a mio avviso, proporzionali al merito.
e su questo credo che ci sia ancora un pochettino da lavorare in futuro. Certo. Mentre Daniele Arena prepara, io sono abituato a salutare sempre i parenti, ma sono 20 anni che non lo vedevo io personalmente. Salutiamo i parenti, la moglie, nome di battesimo, signora? Anna. Signora Anna, grazie per tutto quello che fa. I ragazzi? Ho due figlie che si chiamano Giulia ed Elena. Che bei nomi, Giulia ed Elena. Io poi ringrazio tutti i collaboratori, ho fatto il nome soltanto di Alessandra Lenzo perché è l'unica con cui ho parlato. Adesso vediamo questo filmato e poi salutiamo e le dico qualcosa. Le do una missiva personale. Dai Daniele, fai vedere e il professore ci parla sopra. Grazie. Sì, ancora una volta il fegato come organo centrale del nostro organismo che non si può sostituire, che non ha macchine e quando è coinvolto così da tutte queste macchie, da tutte queste metastasi, a destra e a sinistra non può essere operato. La chemioterapia fa già un buon lavoro e quando c'è una buona risposta, ma non una risposta completa, dobbiamo trovare una soluzione. Questa potrebbe, ma è uno studio sperimentale, dobbiamo confermarlo in futuro, essere il trapianto di fegato. Per trovare una soluzione alla scarsità di organi abbiamo preso un piccolo frammento del 20% dal suo cognato che ha praticamente rischiato nulla perché in 4 settimane ha tornato ad avere il volume di prima. Dobbiamo dire che è andato a casa anche in 7 giorni, è ripreso a lavorare in 15 e quindi davvero un minimo impegno per il donatore e lo abbiamo impiantato a fianco del fegato ammalato dandogli il tempo, una 15 giorni, di rigenerare per diventare sufficiente a sostenere il metabolismo e la vita dell'organismo. Allora, a quel punto, dopo la rigenerazione, abbiamo potuto procedere in mini invasività, questo l'abbiamo fatto come una novità sì assoluta, abbiamo tolto coi buchetti il restante fegato ammalato per ridurre l'impatto generale del trauma dell'intervento sul paziente. E alla fine, dopo 17 giorni, con questi due tempi, il paziente si è trovato ad avere un trapianto senza far rischiare troppo la vita al suo donatore, anzi con un decorso molto lineare, molto leggero, più leggero forse di quando si dona il rene, che poi si rimane sempre solo ed è una, come dire, atto di grandissima generosità che io stimolo a fare a tutti coloro i quali hanno un familiare che ha problemi renali. E in questo caso addirittura c'è una rigenerazione, quindi c'è davvero un ritorno alla normalità per quanto riguarda il donatore, quindi una grande leggerezza, diciamo, per quanto possibile nell'intervento sul donatore. Professor Cillo, io la ringrazio e la prego di trasmettere ai suoi collaboratori i nostri saluti, i nostri ringraziamenti per tutto quello che voi fate per i pazienti. Grazie. Noi ci fermiamo una manciata di secondi perché logicamente accompagno il professore all'uscita e poi di nuovo insieme per l'ultima mezz'oretta. Va bene? Grazie Daniele, mi prepari gli altri.